Generalmente abbiamo circa il 15-20% di infertilità, che è un dato omogeneo nei paesi industrializzati, ma fra causa maschile e causa femminile insieme raggiungono quasi il 40% dei casi di infertilità. Ma l'età è fondamentale per dirci e sapere quanto possibilità ha quella coppia di andare in gravidanza. Il primo passo da compiere è andare da un medico che in 2-3 mesi già può ottenere un quadro della situazione, perché per esempio la prima cosa da fare è l'esame del liquido seminale, perché è la cosa meno invasiva, e là già sappiamo dal numero, la motorità, la morfologia, se questo liquido possa ottenere una gravidanza spontanea o deve subito rivolgersi a uno specialista di secondo livello. E poi si passa alla donna per l'esame delle tube, per vedere se sono aperte o no, dosaggio ormonale e la riserva ovarica. In un paio di mesi noi possiamo avere un quadro preciso e fare quello che consiglio sempre io alla coppia, un programma per poter ottenere questa gravidanza. Sono di 3 livelli. Il primo livello è quello più semplice, che però prevede appunto un liquido che sia nella norma o leggermente alterato, e per quanto riguarda la donna, la pervietà tubarica. Si chiama inseminazione intrauterina, è molto semplice e si tratta di controllare il liquido, di selezionarlo e metterlo dentro l'utero. Come tutte le tecniche, però questa non è detto che lo fai una volta e ci riesci, quindi la legge italiana, ma anche la letteratura mondiale, consiglia dei 3 ai 6 cicli. Il secondo livello invece è per quelle persone che già sappiamo che hanno dei problemi maschili gravi o femminili o la sterilità se ne causa. Questo è più complicato, prevede un numero maggiore di follicoli, una stimolazione, la fertilizzazione all'esterno e poi il reinserimento di questi embrioni. Su questi embrioni a volte, o perché sappiamo già che la coppia è portatrice di qualche anomalia o perché la coppia ci richiede di sapere qual è lo stato di salute dell'embrione, possiamo fare la diagnosi preimpianto, quindi sapere se questi embrioni sono sani o no e quindi trasferire direttamente quelli sani, quindi esenti da patologie. Poi c'è il terzo livello, che riguarda solo l'uomo praticamente, quando abbiamo pochissimi spermatozoi o non lo abbiamo, e in questo caso dobbiamo per prima cosa fare una biopsia testicolare e vedere se ci sono spermatozoi. Il percorso diagnostico, come abbiamo detto prima, in 2-3 mesi siamo in grado di avere un quadro completo. Il percorso, diciamo, terapeutico, fra virgolette, calcolo sfruttiamo il ciclo della paziente. La percentuale di successo è questo, in cui per la maggior parte dei casi è molto importante la data della donna. Quando io parlo con le coppie e dico che sotto i 35 anni, sul ciclo spontaneo, cioè naturale, come siamo nati tutti quanti noi, la percentuale sotto i 35 anni è il 20%, tutti quanti rimangono stupiti. Perché ovviamente quel 20%, se io me lo gioco con i rapporti, non ci faccio neanche caso, può essere anche piacevole, no? Quando tu lo investi su qualcosa di più, è ovviamente molto più pesante per la coppia. Ma dopo 35 anni questo 20% diminuisce, quindi in maniera importante dopo i 40 anni. Io, che sono un medico, un ginecologo, non mi vergogno di dire che è importante il laboratorio della struttura. Ormai, come tutta la tecnologia, il laboratorio di biologia diventa il cuore principale pulsante di un laboratorio. Quindi, come ginecologo, sono più bravo a scegliere il biologo bravo e scegliere la tecnologia migliore. Per questo è importante andare in un centro in cui il livello sia molto alto, sia di professionalità dei biologi, sia di tecnologia.